Ed ecco qua, cari amici, l'onorevole Sgarbi a Gorizia. E guardate un po' chi c'è: Rodolfo Ziberna, guardatelo lì, la security nostra, oggi sindaco di Gorizia. Ecco Sgarbi. In questa occasione l'onorevole Sgarbi è venuto per le ultime elezioni politiche che si sono tenute in città. È venuto a tenere una conferenza, come vediamo infatti sta entrando nel Cinema Corso, dove fra poco sentiremo alcuni scambi, alcuni passaggi del suo immenso discorso. Fate attenzione, ecco Ettore Romoli, guardate tutta la gente. Attenzione. Tutti i politici della città. Eccolo qua, il colonnello generale oggi, all'epoca diciamo. Qua c'è tantissima gente, guardate un po'. E qua abbiamo visto anche Rodolfo Ziberna. Potevano mancare le donne a vedere l'amatissimo Vittorio Sgarbi. Siamo al Cinema Corso, oggi chiuso. Il Cinema Corso è insolitamente strapieno. Oggi chiuso. Tantissimi giovani. Però abbiamo visto Rodolfo Ziberna. Ragazzi, ci sono proprio tutti a vedere questa persona amata e odiata d'Italia. Fate attenzione. Il Polo per la Libertà. Di qua il Polo per la Libertà. Sono schierato. Naturalmente ha fatto ridere tutta la popolazione. Attenzione, eccolo qua. È venuto proprio in concomitanza del mercatino d'antiquariato che si è tenuto in corso. Adesso naturalmente si è fermato a salutare uno dei nostri affezionatissimi abbonati. Sì, difatti noi il videogiornale vendavamo 600 copie. Che si vendono nei nostri mercatini goriziani. Esatto, guardate lì. Anche le donne sono la passione di Vittorio Sgarbi. Mi ha salutato perché io le ho fatto una bellissima mostra all'epoca con Franco Dugo. Visto che in mano aveva il nostro videogiornale, e ovviamente conteneva la vecchia nostra intervista della sua scorsa visita a Gorizia. Salutiamo l'amico qua. Ecco qua. Finire tutte le donne che hanno voluto vedere. Ed eccola qua il gioiello, la moglie di quello della... Ed eccola qua, quattro belle bambine, salutiamo.